ancora prima di parlare forse già canticchiavo. Il tuo esordio quando è stato? Ho esordito tante volte, quindi non c'è mai un vero e proprio esordio. Si può dire forse, ecco, Castrocaro nel 93 magari è stato il momento più importante in cui mi sono affacciato al pubblico della televisione. Da allora poi dopo ho fatto tante cose. Bene, e allora questo tuo inedito che insomma hai fatto, insomma, l'hai scritto tu, vero? Sì, sì, certo, una mia canzone, Ci credi ancora all'amore. Di cosa parla, in effetti? Beh, parla, il titolo credo che sia già chiaro, quindi parla della voglia comunque di ritrovare in se stessi la forza, insomma, di credere ancora, ma soprattutto anche di lasciarsi un po' andare, di non chiudersi di fronte all'amore. Quindi diciamo, insomma, credi ancora nel lavoro perché lo stai ancora cercando? Ma io credo che l'amore non è qualcosa che si cerca o si trova, quello c'è, c'è in tutte le sue sfaccettature, basta comunque sapersi rapportare con gli altri in qualche modo, quindi è qualcosa, è anche un modo di essere, quando sei, come dire, proteso verso qualcosa, magari ecco ti arriva. E questa tua esperienza che hai avuto con la trasmissione Ora e Mai Più? È stato fantastico, guarda, è stato veramente divertente per me, perché ho incontrato tante persone, appunto, è stata un'esperienza di scambio, di crescita, io mi sono divertito molto. È stata una bella esperienza. Direi proprio di sì. La rifaresti sicuramente. Beh, ormai l'ho fatta, ormai più, quindi ora insomma. Ho avuto. Esatto. Bene, e allora l'ultima domanda, i tuoi progetti per il futuro? Sto lavorando a un nuovo album, nuove canzoni, questo è quello che mi piace, che mi interessa fare prevalentemente, la musica, le canzoni, questi sono i miei progetti. Bene, allora ti facciamo tanti auguri. Grazie per tutte le tue cose. Ci vuoi fare un saluto da Massimo Di Cataldo per Radio Free Station? Tutti amici di Radio Free Station, un abbraccio da Massimo Di Cataldo. Ciao. Ok, grazie.